Perde un solo pezzo il nutrito gruppo di vetta dopo la quinta giornata del campionato di Serie C regionale. Vincono Ferteco Olimpica Cerignola in casa dell'Angiulli Bari, nella gara a cui si riferiscono le immagini. Adria Bari contro Murgia Santeramo, Bauer Altamura su Tecno Switch Ruvo, Bisanum Vieste a Barletta e Webby Manfredonia su Invicta Brindisi. Rallenta soltanto Diamond Foggia, sconfitta e raggiunta da 3G Lecce, mentre Tecno Acque Fasano conquista la prima vittoria in una delle classiche del torneo, quella contro Valentino Castellaneta. In Serie D, immagini dedicate alle vittorie esterne delle due battistrada a punteggio pieno dopo 5 turni. Mensana Mesagne vince di misura a Monopoli contro Masseria Santa Teresa, mentre Nuova Pallacanestro Ceglie esce alla lunga in casa di Fescorato. In scia, Poseidone Brindisi che prevale su Pallacanestro Lecce, mentre conquistano il terzo successo Magic Galatina su Olimpia Rutigliano, International Brindisi su mezzo pieno Molfetta, Aspi Santa Rita su San Pietro e Action Now Monopoli a Calimera. Ottimo avvio di stagione dunque per la neopromossa Nuova Pallacanestro Ceglie 2001, che pensa in grande per stessa missione del suo dirigente Luigi Missere. Quest'anno finalmente nella città di Ceglie siamo giunti finalmente alla coalizione, alla collaborazione totale tra le due società, AD Basket Ceglie e Nuova Pallacanestro Ceglie, con l'intento di fare un unico percorso, un unico progetto che ci possa permettere di divertirci anche quest'anno. Abbiamo allestito un roster con la presenza di due giocatori abbastanza esperti, che sono Damiano Faggiano e Angelo Milone, che trascineranno con sé il resto della squadra, a partire da Crovace, Argentiero e il resto degli under, Luca Urso e Antonio Semerano. Beh, sicuramente è un campionato abbastanza ostico, dove vincere fuori casa non è mai molto semplice. Che a mio parere tecnicamente risulta essere un livello superiore a un campionato di Serie D normale.